Allora, applichiamo quello che abbiamo fatto stamattina per risolvere qualche semplice esercizio di probabilità. Allora, nel gioco dell'otto, su ogni ruota vengono estratti 5 numeri. Allora, nel gioco dell'otto si può puntare, supponiamo che ci sia un'unica ruota, quindi, la stessa cosa di puntare su una ruota specificamente, per esempio sulla ruota di Roma. Allora, che cosa significa vincere l'estratto semplice piuttosto che l'ambo, il terno, la quaderna, la cinquina su quella ruota? Significa che io gioco, per esempio, un numero, il 43. Se nei 5 numeri che vengono estratti sulla ruota di Roma c'è il 43, vinco l'estratto semplice. Se invece gioco un ambo, per esempio 43 e 24, se in quei 5 numeri che vengono estratti sulla ruota di Roma ci sono i due numeri che ho giocato io, ho vinto l'ambo. E così via per terno, quaderna e cinquina. Adesso dobbiamo calcolarci la probabilità di vittoria giocando un estratto semplice, un ambo, un terno, un quaderno, una cinquina. Ok? Allora, qual è la probabilità dell'estratto singolo? Questo è facile da calcolare. Quanti sono i numeri? 99 fratto 5. Perché 99? Ah, sono 90. 90. Ah, 90 fratto 5. No, la probabilità casomai sarà 5 su 90. 5 su 90. I numeri sono... cioè, un 18esimo. Quindi, che cos'è la quota che viene pagata? È tu giochi un'unità, e la quota è qual è il multiplo che ti viene, nel caso di vittoria, ti viene riconosciuto rispetto alla quota che tu hai, rispetto alla quantità di soldi che tu hai giocato. Quella è la quota. Qual è la quota che riguarda l'estratto semplice? Quale sarebbe innanzitutto la quota onesta? Cioè onesta, più che onesta, quella equa si chiama in probabilità. Cioè, se io gioco un euro e vinco all'estratto semplice, quanti euro mi dovrebbero dare? 25. Perché 25? Non può essere. Non è così e né può essere così. Perché quella equa sarebbe 18. Se fosse 25, chi ci andrebbe a guadagnare? Il giocatore. Verrebbe remunerato di più di quanto è equa. Equa si intende, quando farete probabilità, speranza matematica nulla, cioè se io gioco 18 volte e mediamente vinco una volta, allora ho giocato 18 euro, ho ricevuto 18 euro e quindi la somma è zero. In media, cioè se faccio, e questo è vero solo se giochiamo moltissime volte, però chiaramente se giochiamo una sola volta o perdo o vinco. Quindi la quota corretta sarebbe, diciamo, equa sarebbe 18 a 1, quella reale un tempo era 11 a 1. Adesso non so se l'hanno modificata pure questa un po' di meno, addirittura, ma un tempo veniva pagato, l'estratto singolo veniva pagato 11 volte la posta. La posta è la somma di denaro che giochi e veniva pagato 11 volte la posta. Quindi non è equa, però stavolta è a favore del banco. Chiaro? Diciamo, quota reale o presunta, nel senso, per quando me ne ricordo io, quota, diciamo, su quota reale, sì, quota equa sarebbe 18. Andiamo a vedere qual è la probabilità di azzeccare un ambo. Thank you.
questa è leggermente più difficile da 5 allora, si può ragionare in due modi che vedremo condurranno allo stesso risultato. Un modo è quanti sono gli ambi possibili che quanti ambi posso diciamo ricavare, posso comporre con 90 numeri per fare un ambo da 90 numeri, che devo fare? 90 per 89? L'ordine non conta, non è che se tu giochi 43-24 sei stato estratto prima uno poi l'altro, no, qua stiamo parlando di combinazioni, quindi il numero è 92 e quindi è 90 per 89 diviso 2. E quanto è 90 per 89 diviso 2? 4.500. Perché 90 per 90 è 8.100, meno 90 è 8.010, diviso 2 è 4.500. Ah, quanti sono gli ambi vincenti? Diciamo in un'estrazione, vi ricordo estrazione che significa che vengono estratti 5 numeri sulla ruota di Roma. Quanti ambi vincono? Quanti sono gli ambi vincenti? Se ci fate caso sono 10, perché sono il numero di combinazioni di 5 elementi a 2 a 2. Cioè stavolta gli ambi vincenti sono gli ambi che si possono formare con i numeri che sono stati estratti. Quindi 5 per 4 diviso 2 fa 10. Quindi la nostra probabilità di vittoria P è 10 fratto quel numero, ovvero sia 2 fratto 9 per 89. O se preferite 1 fratto 400,5. Non è, diciamo, meglio così, cioè sarebbe 2 su 801. Però se vogliamo ottenere la quota, quella che sarebbe la quota equa, la quota equa sarebbe 400,5 a 1. Circa 401. Qual è la quota reale? 2,50, è rimasta la stessa. Io lo so perché così mi ricordo, ma non è che non ho mai giocato a lotto. Non diciamo non voglio, anzi, voglio strettamente invitarvi a non giocare. Beh, quantomeno possiamo osservare che la quota reale è sensibilmente minore di quella equa. Ok? Ah, c'è un altro modo di ottenere lo stesso risultato. Invece di focalizzarmi sugli ambi e quindi fare... Allora, il discorso è, qui il discorso che io ho fatto, ci sono un certo numero di ambi, ci sta quello, il numero degli ambi vincenti, quindi la probabilità di azzeccare il mio ambo come vincente è la probabilità di, diciamo, di prendere a caso uno di questi ambi risultando nel sottoinsieme degli ambi vincenti. Quindi per ottenere la probabilità basta fare la cardinalità del numero degli ambi vincenti fratto la cardinalità del numero degli ambi possibili. C'è un altro modo. Invece di considerare solo gli ambi, questo perché io naturalmente presuppongo che tutti gli ambi abbiano la stessa possibilità di vittoria, c'è un altro modo
che è quello di, invece di focalizzarsi sulle cinquine. Quante cinquine posso comporre con 50 numeri? Con 90 numeri? 95. Allora, invece di vedere, diciamo, gli ambi che mi fanno vincere, vedo le cinquine e le cinquine che mi fanno vincere. Allora, il problema è che io ho giocato due numeri. Allora, cosa devo fare? Per poter vincere devo formare una cinquina, ma come? Dai due numeri, allora io devo ripartire i miei 90 numeri in due sottoinsiemi, gli 88, gli altri, e i due che devono uscire. I due numeri che devono uscire li devo prendere tutti e due. Gli 88 numeri che, diciamo, non ho giocato, da quegli 88 ne devo prendere 3 a riempirlo. Ok? Per esempio, se io ho giocato i numeri 1 e 2, io vinco con la cinquina 1, 2, 3, 4 e 5, ma vinco anche con la cinquina 1, 2, 86, 88, 89 e 90. Quindi, se voglio calcolare tutte le cinquine che mi fanno vincere, devo fare questa moltiplicazione. Cioè 1 e 2, diciamo, i due numeri che ho giocato li devo fissare, e quello c'è una sola possibilità. Invece, per riempire la cinquina posso scegliere 3 numeri dagli 88 che rimangono. È chiaro? Adesso, se andiamo a fare, a esplicitare i numeri, beh, quelle sono le combinazioni, quindi è 90 per 89 per 88 per 87 per 86, dovrei dire diviso 5 fattoriale, cioè queste sono le disposizioni, 5 fattoriale 120, lo passo al numeratore perché sarebbe al denominatore del denominatore. Al numeratore invece di mettere 2 su 2 che fa 1, e quindi non lo scrivo, poi ci devo mettere per 89 per 88 per 87 fratto 3 fattoriale. Devo fare il prodotto di 3 numeri perché 88 su 3 la disposizione sono il prodotto dei primi 3 numeri a partire da 89 fratto 3 fattoriale che fa 7. A questo punto questi 3 numeri, ah scusate, ho sbagliato, devo iniziare da 88, quindi 88 per 87 per 86 fratto 6. Allora, questi 3 numeri li semplifico, 6 lo semplifico con 120, mi rimane 20, lo 0 lo semplifico con questo, e quindi mi rimane come prima 2 fratto 801. Quindi come vedete, 9 per 89. Quindi come vedete, il risultato è esattamente lo stesso. Questa è, diciamo, una cosa buona, fare lo stesso esercizio in due modi diversi e ottenere lo stesso risultato ci conforta che in qualche modo il ragionamento è corretto, o quantomeno o sono entrambi corretti o sono entrambi errati, che aumenta la probabilità che sia, che il nostro ragionamento sia stato fatto bene. È chiaro? Non è uno zero staccato, no, no, no. Diciamo, se volete era 20 e rimane con 90, qua c'era 90 e rimane 9. Questi tre li ho? No, no, a destra, alla quella di partenza. È quello lì che cosa è diventato? 1. Il coefficiente binomiale di 2 su 2 è 2 fattoriale fratto 2 fattoriale per 0 fattoriale. 2 fattoriale fa 2, 0 fattoriale fa 1, 2 fratto 2 fa 1. Quindi non si... 1 a moltiplicare non si scrive. Allora, ripetiamo qual è il concetto, l'ho già detto la prima seconda lezione, lo ripetiamo adesso. L'esercizio va ripetuto fino a che non l'hai assimilato come concetto, cioè non sai riprodurre il ragionamento sottostante all'esercizio stesso. Non va ripetuto fino a quando mi ricordo la formula che mi serve, perché quella formula che mi serve me la ricordo mo e domani non me la ricordo. Con questo non voglio dire che, cioè, voglio dire, le domande vanno bene, vanno benissimo, ma devono essere poi finalizzate, cioè lo scopo ultimo deve essere quello. Sì, me l'ho perso quel 2. No, ok. Terno. Quindi, estratto semplice. Ambo.
Eterno. Adesso quanti sono i terni? 90 sono terni. Cioè 90 per 89 per 88 fratto 6. Per adesso non semplifichiamo, perché diciamo semplifichiamo direttamente quando andiamo a calcolare la probabilità. Quanti sono i terni che posso, diciamo, terni vincenti? Quanti sono i terni vincenti? Ma già lo si dimentica. Quanti erano i numeri estratti? 5. Quanti terni ci faccio con 5 numeri? No? E quanti sono? 20. Sono 10. Allora, la poteva dedicare. Allora, 5 su 3, 5 per 4 per 3 fratto 6 che fa 10, ovvero sia 5 fattoriale 120 fratto 3 fattoriale viene 20, fratto 2 fattoriale viene 10, ovvero sia, se vi ricordate, combinazione triangoli di Tartaglia, 5 su 3 è uguale a 5 su 2, 5 su 2 erano 10 e quindi anche questi sono 10. Gli ambi erano 10 e anche i terni sono 10. Dice, perché sono gli stessi? Perché ogni volta che individui un ambo, gli altri tre fanno un terno. C'è una corrispondenza biunivoca, se tu scegli due numeri da 5, individui un ambo, gli altri tre individuano un terno. E a ogni individuazione di un ambo corrisponde un'individuazione di un terno, e in modo biunivoco. Infatti, comunque, se provate, li scrivete. I termini diversi che potete fare con 5 numeri sono 10. Quindi adesso che devo fare? La mia probabilità è 10 per 6 fratto 90 per 89 per 88. Allora, innanzitutto qua rimane un 9, poi il 6, qui semplifico e rimane un 3, e qui semplifico e rimane 44. Quindi devo fare 1 fratto 89 per 132. Ho fatto 44 per 3. Allora, 132 per 89 dovrebbe fare 11.748, mi ricordo. 11.748. Ok? A parte errori di cattivo posizionamento delle righe eccetera, che qua evidentemente non sono stati fatti, ma più o meno 130 per 90 fa 11.700 e più o meno ci troviamo, qual è un modo di controllare, un modo probabilistico, quindi non mi dà la certezza, ma di controllare se la moltiplicazione è stata fatta correttamente? Chi di voi, insomma, conosce la prova del 9? Tre, due, cinque, una, sei. Otto e nove, 17, sette, una, otto. Sei per otto, 48, otto e quattro, 12, due, una, tre. Uno, due, nove, 13, 21, due, una, tre. Cioè, molto probabilmente sarà fatto bene. Non è sicuro, perché questa prova è solo probabilistica, nel senso che, per esempio, se invece di 748 qua ci avessi detto 757, avessi sbagliato questa cifra e anche l'altra, però una in più, una in meno, la prova usciva lo stesso, ma il risultato era stesso. Però diciamo che in linea di massima, se l'errore è solo di puro calcolo, la probabilità di avere, in linea di massima, molto, diciamo, macchiaronicamente, la probabilità di avere la prova che dà, diciamo, che viene con il risultato sbagliato è circa 1 su 9, quindi è abbastanza confortante. Comunque, la probabilità è 1 su 11.748, quindi la quota è qua, dovrebbe essere 11.748 a 1.
Qual è la quota reale? Io ricordo 4001, cioè un tempo era 4001, adesso non so, che mi pare che qualcuno l'anno scorso avesse detto che l'avevano diminuito. Era diminuito. Un po' di tempo fa era 4000. Allora, attenzione, perché qua il discorso si fa comunque un attimo scivoloso. Lo faccio adesso, poi comunque vale anche per quaderni e cinquina. Lì vedremo che questo rapporto scenderà ancora. Se io faccio il rapporto tra quando viene pagato e quando dovrebbe essere pagato, in questo caso è 11 su 18, cioè meno dell'unità è circa il 60%. No, ti viene restituito in media il 60% rispetto a quello che giochi. Ed è costante questo? No, dipende dalla fortuna. Allora, ci sono due tipi di giochi. Nei giochi, in alcuni giochi tipo il Totocalcio, si fa un montepremi, una certa percentuale va a pagare tutto l'ambaradan che serve per mettere sul gioco e una altra percentuale viene messa sul montepremi. Si fa l'incasso, scusate, si toglie una parte e una certa percentuale viene messa sul montepremi. Questa percentuale, a quanto mi ricordo io, cioè stiamo parlando di 20 anni fa, più di 20 anni fa, era il 38%, cioè il 62% andava per far funzionare il sistema e il 38% veniva rimesso in gioco come montepremi. In quel caso chi gestisce il gioco non potrà mai perdere. Perché non potrà mai perdere? Perché il gioco è a montepremi, il 62% lo sei tolto a monte. Chiaro? Anche giochi come il Super Enalotto sono così. Invece nell'otto, se per un caso fortuito, non accade secondo la teoria della probabilità, ma se per un caso fortuito tutti i giocatori che giocano il terno quella settimana indovinano tutti quanti, lo Stato può andarceli fuori. Perché in questo caso è lo Stato che fa la biscazziera. Penso che sia ancora così. Non so se adesso va in concessione di lottomatica, eccetera, però un tempo era lo Stato. Ci sono stati dei casi in cui lo Stato ci ha emesso. Per esempio nel 1980 e dispari uscì, che non era uscito da un sacco di tempo, il 34 sulla ruota di Napoli. Siccome c'erano molti giocatori che inseguivano questo 34, quindi hanno giocato per molte settimane, in quella settimana sulla ruota di Napoli, siccome la percentuale di giocatori che seguiva questo 34 era notevole, in quel caso il gestore del gioco, cioè lo Stato, in quel caso ci rimise, ma quella settimana, così rifece ampiamente il giorno dopo, diciamo. No, il giorno dopo, no. Un tempo si giocava solo il sabato, questo è un discorso un po' delicato. Allora, cominciamo a finire a fare la probabilità della quaderna. Cinquina. Allora, vi ricordo che 1 su 11.748 era, se non sbaglio, era 6 fratto 9 per 89 per 88. No, era 3 fratto 9. No, 6 fratto 9, sì. Era 6 fratto, sì. Perché 1, 2, 2 per 3 per 44 per... Lo lascio scritto così perché... Anzi, lo lascio scritto proprio così. Questa è la probabilità del terno.
Allora, andiamo a vedere qual è quella della quaderno. Ah, quella del terno dovevamo calcolare, potevamo calcolare anche in un altro modo, non l'abbiamo fatto. L'altro modo, giusto per conferma, diciamo, il risultato era vedere sempre le cinquine, poi stavolta vedere che tre numeri che ho giocato devono uscire e gli altri due numeri li devo prendere dagli 87 che rimangono. Quindi queste sono le cinquine che mi fanno vincere. Quindi viene 87 per 86 fratto 2 per sempre 89 per 88 per 87 scusate 90 per 89 per 88 per 87 per 86 fratto 120 che passa al numeratore. Adesso 87 e 86 si semplificano, 120 su 2 fa 60. 60, diciamo 60 e 90 rimane 6 e 9 e come vedete rimane il numero di più. Quindi come vedete il risultato è lo stesso. Probabilità della quaterna. Adesso. Quaterna, quante sono le quaterne che posso fare con 90 numeri? 94, nel senso di 90 per 89 per 88 per 87 fratto 24. Quante sono quelle che mi fanno vincere? 5, 4 che fa 5. 5, 4 uguale a 5, 1, quindi vince. Quindi adesso stavolta ho 120, sarebbe 5 per 24 fratto 90 per 89 per 88 per 87. Quindi praticamente questo numero, se ci fate caso, è il doppio di quello di prima, quindi anzi 2 è 11.748, si può semplificare, quindi viene 1, viene 5.874, 11.74, quindi devo fare 5.874 per 87. Porto 2, 1, porto 5, 1 e porto 6, 4, 5, 6, 13, 20, 24, 6, 6, 0, 9, 0, stessa cosa, 5, 6, 7, 10, 18, 6. Dovrebbe essere corretto. Quindi la quota teoricamente corretta sarebbe 511.038 a 1. Circa la probabilità di azzeccare una quaterna su una singola ruota è circa 1 su mezzo milione, anzi minore di 1 su mezzo milione. Ah, quella reale, boh, mai corto. Non ho mai giocato quaterna. Vedi che c'è qualcuno che lo sa. Che comunque vedete la percentuale scende, 4.000 è scarso il 30% di questo numero qua, scusate, un po' più del 30%, perché il un po' più di un terzo, scusate, 4.000 per 3 fa 12.000, insomma, quindi 4.000 è un terzo di 12.000, quindi è un po' più del 33% e rotti di 11.748, quindi sarà un 35%. L'altro, questo è un po' più di un quarto, però è meno di un terzo. Sarà poi ci sono modi per stimare quello percentuale, se vogliamo, ma comunque quello che mi voglio sottolineare, l'unica cosa interessante è che questa percentuale di copertura della quota, insomma, scende.
E c'è un motivo, poi lo vediamo qual è il motivo. Cinquina. Ah, lasciamo indicato questo numero. Questa era prima della semplificazione, questo era il numero della probabilità della quaterna. Per quanto riguarda la cinquina, la cinquina vincente è una e le cinquine possibili sono 90 per 89, per 88, per 87, per 86, fratto 120 che passa al numeratore. Quindi, come vedete, il numero è esattamente, diciamo, tutto quanto è il numero di prima diviso per 86. Quindi basta semplicemente fare 511.038 per 86. Quindi 6 per 8, 48, 8, 7, 9, 8. Allora, vediamo un attimo. 0. Ok, dovrebbe essere corretto. Qua invece di fare tutta la somma, c'era sempre nella prova del 9, si potevano togliere tutti i 9, no? Quando è uscito? 43.949.368. No, ma non vi ho chiesto di farlo con la calcolatrice, perché io faccio qui. Ma non perché la calcolatrice sia letta, è perché mentre digiti il numero, mentre prendi la calcolatrice, la tiri fuori. Comunque circa una su 44 milioni. Ecco, qual è la quota per la cinquina? Almeno un tempo era un milione di volte la posta. Ma c'era anche un limite di giocata, cioè tu un tempo potevi giocare massimo 1000 lire. Quindi al massimo ti pagava 1000. È salita? Adesso non lo so quant'è. È salita 6 milioni. 6 milioni. C'è un limite o puoi giocare quanto ti pare? Il terno è 4.500. Il terno è 4.500, vedi, vedi i potenti mezzi della tecnica. A questo dobbiamo dire una cosa. Giustamente, Wikipedia si sta calmando. O esiste per qualche motivo. Siccome giustamente si è andati a controllare su internet in tempo reale la cosa, poi ce l'ha ritenuta. Ah, vabbè. E quindi può scendere. Lasciamo stare ritenuto, invece mi interessa una cosa. Avete, diciamo, voi che siete, vabbè, nativi digitali, come si può tutto il resto. Però da quando esistono molteplici fonti di, diciamo, social network e altre cose eccetera, avete la vaga impressione che la vostra produttività sia, direbbero gli inglesi, impaired, cioè sia danneggiata dall'esistenza di tutte queste cose o no? O ritenete che i fattori siano soltanto positivi? Allora, è chiaro che no, c'è un'informazione che voglio dare, se no non è che abbiamo già il suo discorso per senza niente. Allora, l'informazione è questa. È ovvio che diciamo, questo ci consente di dare molte risposte e molti quesiti in tempo quasi reale, insomma. Cioè ormai nessuno va più a prendere il volume dell'enciclopedia dall'armadio, spesso fai più in fretta se stai vicino a un computer a vedere sul computer quello che, anche se l'informazione magari nell'enciclopedia c'è. No, il problema invece è un altro. Il problema è che se diventi dipendente a tal punto da dover ricontrollare sistematicamente più e più volte al giorno tutte le tue diciamo propaggini su internet, cioè quello che c'hai scritto su Twitter piuttosto che su Facebook piuttosto che su un'altra cosa. Questo tipo di dipendenza può danneggiarvi molto,
E l'hanno detto gli americani, quindi gli stessi che possiedono Facebook, Twitter e quant'altro. Perché il problema qual è? Il problema sta nel fatto che l'essere umano e il multitasking non vanno molto d'accordo. Diciamo, multitasking, mo sta a fare informatica, quindi non mi fate spiegare cos'è il multitasking, penso lo sappiate. Allora, perché non vanno d'accordo? Perché se io devo ricontrollare più e più cose in un certo lasso di tempo, allora diciamo, la mente umana va nella modalità guerra. Che cosa intendo dire? Che qual è una situazione nella quale tu devi ricontrollare periodicamente tutta una serie di cose? Situazione di pericolo. Perché tu hai varie fonti di pericolo che hai individuato e le devi stare attento. Tipicamente, oppure quello che ti mette in fa girare i piatti, allora deve controllare che nessuno cada. Però la situazione di pericolo più o meno è simile. Se io sto in una situazione di guerra, c'è un cecchino là, ci sta un carro armato là in fondo, un'altra cosa, devo controllare periodicamente, devo ripercorrere tutte queste cose. Allora, siccome in questo tipo di situazione è fondamentale non saltare il controllo, cioè se io mi dimentico una di queste fonti, esempio il cecchino, già m'ha ucciso, ma se cado, e allora quindi il controllo deve essere preciso. Allora, questo tipo di funzione, cioè non saltare questo controllo, viene rinforzata a livello mentale escludendo qualunque possibilità di ragionare su qualunque cosa. Cioè, quello dice, ma che ti metti a ragionare o pensare alle cose? C'è un pericolo immediato, ricontrollo, piuttosto vai a fare quello che devi fare. Quindi, quando diciamo c'è questa esigenza di andare continuamente a aggiornare la pagina Facebook, oppure andare a appena successa cosa la devo mettere subito su Twitter o altre cose eccetera, si arriva a questo tipo di dipendenza. A quel punto non abbiamo più la necessaria concentrazione, perché abbiamo sempre questa specie di flag sottostante che ci sta, questo ronzio che ci dice dobbiamo andare a fare questo oppure. Questo è stata una cosa che è stata riscontrata in vari lavori, è stata segnalata dagli psicologi, diciamo, esiste questo pericolo. Poi naturalmente non per tutte le persone diciamo, il danno è lo stesso, insomma, alcune persone ci convivono meglio, altre persone ci convivono peggio, insomma. Però ve lo volevo sottolineare perché qualche volta, insomma, se dovete studiare un bel teorema di matematica, non preoccupate, ci stanno pure i bei teoremi diretti, diciamo, le cose difficili da studiare di elettrotecnica, di probabilità, di cambi, di. Non è che. Matematica ve lo ricorderete come un esame facile, insomma, quando passerete, diciamo, a controlli automatici e altre cose. Quindi, in realtà hanno sempre detto che questo è. Dipende dalla definizione di difficoltà. Ok, allora torniamo alle nostre probabilità. Oh. Qual è la probabilità di vincere a Super Enalotto? No, il 5 più, il Super Enalotto quello sì. Su 6 numeri. Stavolta devo indovinare una sestina, quindi la probabilità invece di essere 1 su 90 su 5 sono 1 su 90 su 6. Quindi prima 90 su 5 era fatto così, no? Il reciproco di 90 su 5. Adesso ci sta anche 85 di qua e sopra però ci sta anche 6. Quindi per avere la, diciamo, rispetto alla probabilità della cinquina, trovare la probabilità di vincere il Super Enalotto, basta prendere quel numero e moltiplicarlo per 85, quello della quota, e dividerlo per 6. Mo, non è, insomma, sono 622, comunque è circa per 14, 84, 44 per 14. 176 più 4 e 40 fa 616, sono 622 milioni circa, 6,22 per 10 alla 6.
ho fatto il controllo, l'ho fatto solo perché per verificare che quello che mi ricordava a memoria più o meno fosse corretto. 622 milioni, 623 milioni a 1, ma non cambia se è 6,21 o 6,23. Ok. Allora, qual è la probabilità? Vediamo un po', facciamo un po' di ragionamento. Allora, il Superenalotto però è diverso dal lotto. Questo è a Montepremi, funziona col Montepremi e col jackpot, cioè funziona, si fa le giocate del Superenalotto, un tot va sul, diciamo, per pagare l'automatica, i concessionari, eccetera eccetera. Non per niente l'automatica è una delle società che ha avuto più successo italiane, che ha avuto più successo e quotata alla borsa di New York. Un gas è sicuro, deve solo trovare, l'automatica deve solo trovare un modo di convincere i giocatori a giocare. Ognuno che va e deposita un euro nel gioco del Superenalotto, che ne so, non so la quota esatta, 40-50 centesimi vanno per pagare, diciamo, e di questi 30-25, insomma, quello che è, andrà all'automatica. Meglio di questi, che vero? Quindi tu devi trovare soltanto un modo per cercare di mogliare la gente a giocare. Allora, quando hanno inventato il Superenalotto c'è stata una polemica. E mi dispiace dirlo, in questo caso i matematici non hanno fatto una bella figura. Allora, la polemica era in questi termini. Era iniziato il gioco del Superenalotto e era dopo il 96, perché mi ricordo venivo, già facevo lezione qua, insomma intorno al 96, penso dopo piuttosto che prima. Già erano un po' di settimane che si giocava e nessuno vinceva, però c'era il jack, cioè i soldi erano messi là, cioè se una settimana i soldi che stanno su, diciamo, sul 6 del Superenalotto non vengono vinti, o sugli altri 3 del Superenalotto non vengono vinti, rimangono là e si accumulano. Allora, cominciamo a vedere, stimiamo un attimo qual è la probabilità che su una certa, diciamo, estrazione ci sia un vincitore al Superenalotto. Oggi è giovedì, la prossima estrazione è sabato, stimiamo un attimo qual è la probabilità che sabato esca un vincitore al Superenalotto. Da che dipende? Da quante colonne, no, dei giocatori, da quante colonne vengono giocate? Allora, secondo voi quante colonne vengono giocate in Italia? Non è che è difficile fare, eh? Siete aspiranti ingegneri, ingegnatevi. Massimo 60 milioni, direi un po' di meno, però che non tutti giocano, no? Qualcuno gioca a due colonne. 60 milioni, ci sono 30 colonne. Ci sta chi è piccolo, chi è vecchio, chi non gioca proprio. Massimo 60 milioni. Ma diciamo, no, diciamo anche 10 milioni, insomma, con la crisi che dipende da quanto è il jackpot. Perché, allora, io direi che quando è appena uscito il jackpot, e quindi il Montepremi sta scarso, 3 milioni, 5 milioni, 2 milioni, cioè proprio gli affezionati. Poi mano a mano che aumenta il jackpot andiamo a 5, 6, 10, 20, 30 milioni. Ma 30 milioni deve essere un jackpot bello grosso, eh. Mettiamo che siamo sui 10 milioni di colonne giocate, qual è la probabilità? 10 milioni fratto 600 milioni, cioè circa 1 su 60, l'1,5%, 20 milioni 3%, quindi anche con una certa consistente quota di giocatori la probabilità che quella settimana venga sbancato il jackpot è circa di qualche punto percentuale. Allora, che cosa successe? Siccome erano, poi allora si giocava solo il sabato, quindi prima di arrivare, diciamo, prima che questa, diciamo, il jackpot immoglie molto e prima che arrivi un vincitore, dovevano passare, per esempio, se stessimo a una diciamo, se la percentuale fosse costante e fosse sempre il 2% di vincere, quante settimane in media dovrei aspettare per avere un vincitore? 50. Che non è 50 è di media, però con una certa distribuzione andrebbe calcolata, ma insomma
5, diciamo, ok? E il problema quindi, 50 significa un anno. E allora che cos'era? Già si giocava da una decina di settimane, penso di qualcosa in più. È uscita un'intervista su Verità di Repubblica di un noto matematico, penso adesso ampiamente in pensione, che disse che era tutta una truffa, che non si sarebbe mai vinto, eccetera, eccetera. Quando lessi questa intervista mi venne da deglutire e, diciamo, da non essere tanto d'accordo. Perché? Perché no, innanzitutto stai a parlare di una probabilità, quindi anche se fosse l'1,5%, se esce, diciamo, poi non fai una grande e bella figura, no? Era il venerdì di Repubblica. Si può andare a riscontrare, tu vedi la prima pagina, prima vinci dal Superenalotto, vai il giorno prima, vedi Venerdì di Repubblica, intervista, matematica, cioè, e ti è tutti i dettagli. Mamma mia, una spaiata. Allora, e beh, è stata una fortuna per l'ottomatica, però in realtà il problema è stato un po' di superficialità, perché almeno quello che credo io è che sto matematico, matematica anche molto bravo, però non credo che non abbia perso mezzo secondo a fare l'esercizio. L'ha fatto fare a qualcuno dei suoi dottorandi, che gli ha detto: no, esiste una probabilità di meno dell'1% che sia, eccetera. Perché meno dell'1%? Perché lui è andato a vedere quanti avevano giocato 3 settimane prima, che avevano giocato meno di 6 milioni di persone. Allora, meno dell'1%, quello si sentiva sicuro. Nel frattempo però il jackpot si era accumulato e meno di 1 milione di colonne giocate, erano 10 milioni di colonne giocate. La possibilità era 10 a 1 rispetto a prima, quindi il meno l'1 su 600 era diventato 1 su 60. 1 su 60, se l'avesse saputo, probabilmente non si sarebbe alzato a parlare. Ma comunque, caso ha voluto, o era il 1 su 60, 1 su 30, 1 su 20, il jackpot era diventato interessante, c'erano parecchi milioni, c'era qualche decina di milioni di colonne giocate. Il giorno appresso è uscito il primo vincitore del Superenalotto. Lunedì, intervista sulla Repubblica della serie, questo ma... Quello invece che... però bisogna stare attenti, perché in questo modo è anche l'altra parte del messaggio, beh, che comunque... Non voglio chiamarlo truffa, però insomma un certo grado di convenienza per il banco c'è. O no? Cioè, io piuttosto che giocare vorrei fare il banco a un gioco del genere. Cioè, entrare sul simile è meglio di un banco. Il banco ci devi andare, non vuoi ritirare più di un tot al mese, cioè qua te lo vengono a portare loro 3 volte alla settimana. Infatti anche loro hanno fatto tesoro, cioè che hanno fatto? Prima si giocava 1 volta a settimana, poi si giocava 2 volte a settimana, adesso si gioca 3 volte a settimana. Per dare la possibilità a gente di giocare di più. Beh, quindi noi abbiamo, qual è la regola, la unica e universale regola di tutti i giochi d'azzardo? No, il banco non vince sempre, perché altrimenti se il banco vincesse sempre nessuno giocherebbe mai. Allora, diciamo, le probabilità devono essere sistemate in maniera tale che in media il banco vinca o praticamente sempre. Poi quello è un altro tipo di discorso, perché ci sono anche gli calibratori che si riassicurano giocando a loro volta, insomma, facendo operazioni di ricopertura, se gioca onesto. Comunque, diciamo che la calibratore ci deve vincere sempre, nel senso che però dei giocatori qualcuno vincerà, qualcuno perderà, però lui ci deve sempre uscire con un utile. Diciamo, per capirci, ora voi appunto siete nativi digitali, quindi magari più che giocare all'otto qualche volta, spero di no, siete rimasti acchiappati da giocare sulle partite, ok? Allora, partita Napoli-Sassuolo.
lo dico per la cronaca, ha giocato ieri, insomma, quindi perché chi ha giocato l'Inza ha peccato bene. Però allora la partita la metto qua, sbagliato. Ok. Allora, qui ci sono delle quote. Ci sono vari allibratori, varie società che vi consentono di giocare, che ne so, Better, Lottomatica e altri. Non voglio fare nessuna pubblicità, quindi mettiamo allibratore 1, allibratore 2, mettiamo che sono 7, allibratore 7. E poi qua ci sono delle quote. Q1, 1, Q7, 1, QX1, scusate, Q17, QX7, Q21, Q27. Allora, la prima osservazione da fare è che le quote variano di poco, ma variano. Quindi, se io volessi giocare l'1 sul Napoli-Sassuolo, su quale allibratore giocherei? Quello che mi dà la quota più grande. Il significato della quota è esattamente quello di prima. Se la quota è 3 a 1, sull'1 non era 3 a 1, sarà stato 1,2 a 1, qualcosa del genere. In quel caso, diciamo, significa che per ogni euro giocato, se vinco mi ritorna 1,20 euro, se è 1,2. Quindi, andiamo... Allora, qui la chiamiamo max Q1, perché quella che ci interessa, diciamo, se non siamo stupidi, giochiamo sull'allibratore che ci dà la quota più alta possibile. Poi ci può essere pure che se la quota è molto vicina io gioco su quell'altro allibratore perché sono abituato, affezionato, o io fa guadagnare quello, che ne so. Però diciamo che in linea generale la razionalità mi dovrebbe far giocare su quello che offre la quota massima. E allora questo qua invece di chiamare max Q1, che è troppo lungo, chiamiamo Q1 tilde. Questo chiamiamolo Qx tilde, il massimo di queste quote. E questo chiamiamolo Q2 tilde, il massimo delle quote su. Ok? Adesso prendete questi tre numeri, fatene il reciproco e sommateli. Pensate, adesso si gioca di nuovo sabato, domenica, quindi le quote ci sta, oppure si gioca stasera, sta la partita, andate a vedere le quote su Inter Fiorentina. Se riuscite, se mi trovate che la somma di quei tre reciproci viene minore di 1, dei tre reciproci viene minore di 1, ditemelo subito che andiamo a giocare, facciamo una spartita a metà e giochiamo 1 milione di euro e vinciamo conseguenze. Fatelo e vedete che verrà sempre 1.03, 1.05, 1.07, 1.... è chiaro? Provate e vedete, poi me lo dite. Questo è un esercizio, potete svolgere con tranquillità e poi mi dite il risultato. Martedì. No, martedì, lui. Ok. Perché se ci fosse questa, se ci fosse questa eventualità, in realtà significherebbe che io potrei ripartire le mie quote in maniera tale da vincere sempre. Cioè, da vincere, cioè qualunque risultato, prendo 1000 euro, li ripartisco in proporzione a quei reciproci e quindi alla fine ci guadagnerei qualcosa. Ok? Se fosse 0,95, con 950 euro ne vincerei sicuramente 1000. Quindi vincerei 50 euro, più o meno. Una cosa così. Però a quel punto, se vinco sicuramente, allora non ne gioco 950, gioco 950.000 e vinco 50.000 euro. In realtà non accade mai, se no neanche loro sono scemi. Che ore sono? 10. E allora, piccola pausa.